Oggi il Vangelo ci fa entrare nella casa tanto cara a Gesù, la casa del suo amico fidato, Lazzaro, quella casa che gli rimase fedele e non certo nel Tempio di Gerusalemme. Gesù amava spesso rifugiarsi con i suoi apostoli per ritemprare le sue forze e ripartire così alla conquista di tanti cuori che avrebbero accolto il seme della sua parola. Bene. Maria di Betania era tra costoro, ascoltavano Gesù. Completamente rapita da quella parola, l'unica parola che riusciva a penetrare nel suo cuore e a liberarlo da tanti lacci umani per farla immergere nelle profondità dello spirito e consentirle così di gustare le delizie del cielo. Gesù le parlava. E desiderava tanto che quelle sue parole potessero entrare e mettere radici profonde anche nel cuore di sua sorella Marta, che tuttavia era completamente assorbita in altre occupazioni. Ecco perché Gesù la rimproverò, non certo per quello spirito di servizio che animava quel cuore, ma piuttosto perché si era lasciata prendere così tanto da quelle faccende da diventarne schiava e non riuscire più a dare il primato allo spirito. In quel momento il cuore di Marta avrebbe potuto perdersi, perché nel suo cuore avrebbe potuto prevalere il suo io, quello spirito di competizione nei confronti della sorella, che avrebbe annullato di colpo tutti i progressi spirituali da lei compiuti fino a quel momento. Quando si serve Dio, lo si deve servire per amore, solo per amore. Ma se non si serve Dio per amore, ma per dimostrare di essere più degli altri, si fa morire quello spirito di fratellanza nel cuore. E si rischia così di perdere per sempre la comunione con Dio, l'amicizia di Dio. Questo è il grande pericolo che si corre quando ci si immerge nelle attività della quotidianità, anche se sono funzionali al progetto di Dio. Come disse San Paolo, se anche donassi tutte le mie sostanze e facessi bruciare il mio corpo, a nulla mi gioverebbe. Senza amore si perde tutto, perché si perde il bene primario, Dio. Questo è per tutti un rischio vivo, ma lo è particolarmente per le donne, chiamate a incarnare lo spirito di servizio di Maria, nella loro quotidianità spesso non semplice. Ecco perché la materia non deve mai prevalere sullo spirito, anche quella funzionale al progetto di Dio. Lo spirito deve avere sempre il primato nella nostra vita, non può essere relegato in un angolo del nostro cuore e della nostra quotidianità, con il rischio di confinare in uno spazio sempre più ristretto e di perdere così il contatto con quella dimora silenziosa che Dio ha posto nel nostro cuore, dove Dio desidera incontrarci, parlarci e donarci la vera vita in Cristo Signore. Ecco allora che si comprende il senso di quelle parole che Gesù rivolge a Marta. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Noi abbiamo avuto la grazia di conoscere questa Maria, Maria Giuseppina, questa donna, che certamente si è scelta quella parte migliore, che non l'è stata e mai le sarà tolta. Ha scelto Dio. Ha scelto di vivere la comunione con Dio. Ha scelto di ascoltare solo ed esclusivamente la voce del suo Gesù, di lasciarsi guidare dal suo Gesù. Si è abbandonata totalmente nelle mani di colui che la veniva a visitare e che le parlava da cuore a cuore, senza ascoltare la voce degli uomini, anche di coloro che si ritengono dotti, sapienti, dottori della fede. Lei ha ascoltato il suo Gesù, ha scelto la parte migliore, quella parte che ha consentito a tanti di noi oggi di vivere questa Chiesa. Se lei non avesse ascoltato il suo Gesù, non si fosse abbandonata totalmente al suo Gesù,
Noi oggi non potremo essere qui a vivere quella che per noi è la parte migliore che il Padre ci ha riservato, questa Chiesa dove lo Spirito Santo di Dio è vivo, dove tutti gli insegnamenti che Cristo ci ha donato sono custoditi e difesi. Ecco la parte migliore che ha scelto Maria Giuseppina, quella parte che mai ci sarà tolta se sapremo custodirla nel nostro cuore e difendere con tutte le nostre forze di uomini e di cristiani. Questa è la parte migliore, quella parte che nessuno può toglierci. Ecco che lei ha sempre messo Dio al primo posto, pur assolvendo a tutti i suoi doveri familiari. La mattina si dedicava alla famiglia e al lavoro, e il pomeriggio, come tanti sanno, si dedicava alla missione che Dio le aveva affidato. Il suo cuore ha vissuto il perfetto equilibrio tra il cielo e la terra, tra lo spirito contemplativo di Maria e lo spirito attivo di Marta, svolgendo tutto con amore, senza affanno, senza quell'ansia che fa perdere la lucidità e fa sbagliare, ma rimanendo sempre in quell'atteggiamento di viva contemplazione del suo Gesù. Quel Gesù che è sceso dal cielo in quel giorno di primavera del 47 e che lei ha saputo attendere con viva fedeltà fino al giorno in cui Gesù è ritornato per donarle quanto le aveva promesso. Ecco il mistero di questa Chiesa, il mistero di questa donna, il mistero di quella chiamata che noi abbiamo ricevuto in questi tempi duri e difficili. Ecco la parte migliore che ci è stata riservata dal Padre. In quel cuore, nel suo cuore, Novella Betania, per tutti noi che siamo stati accolti in quella casa, questa chiesa, tanti di noi qui hanno potuto e possono sperimentare la vicinanza e l'amicizia di Dio, imparando da lei il cammino della preghiera. Tanti di noi, grazie a lei, hanno potuto contemplare e possono contemplare il Dio bambino sceso in questa terra d'amore per imprimere il suo vero volto nei nostri cuori, affinché non abbiamo a scoprire troppo tardi l'inganno di una casa che, a differenza di questa casa, non ha voluto più vivere lo spirito di servizio, non ha voluto più vivere l'amicizia con Dio, non ha voluto più vivere la fedeltà ai suoi insegnamenti. E così ha perso tutto, perché ha perso l'unica cosa necessaria, che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Ecco la nostra chiamata, anche come ministri di questa Chiesa, chiamati ad essere ministri di questa Chiesa dove ora dimora lo Spirito Santo di Dio, chiamati ad abbracciare questo santo mistero come uomini sposati, anche noi, sull'esempio di Maria Giuseppina e del nostro pontefice Samuele, chiamati a provvedere anche ai bisogni materiali delle nostre famiglie, per comprendere ancora di più quanti vivono la nostra stessa condizione di uomini e di donne sposate. Ecco la sfida di Dio in questi tempi, con questa Chiesa che ha voluto il Padre per riportare al centro del suo progetto la famiglia così come era nel suo pensiero originario e per difendere la sacralità della vita, famiglia e vita, i due pilastri fondamentali da preservare. Su questi due pilastri si fonda la nostra società civile, quindi religiosa. Qui, in questa Chiesa, famiglia e vita sono valori non negoziabili che noi sempre difenderemo con tutte le nostre forze di uomini e di cristiani, nella consapevolezza che in questo cammino non siamo soli. Lei, il cuore di questa donna, lo spirito che ha animato il cuore di questa donna, ci guida. Lei che ha servito Dio senza mai trascurare i propri doveri familiari, di madre, di moglie, di lavoratrice, Dio, famiglia, lavoro. Questa era la scala delle sue priorità, dove Dio è sempre rimasto al primo posto. Questa fanciulla, pur stendendo sulle sue spalle il peso della grande responsabilità che il Padre le aveva affidato,
Facendole questa chiamata, non ha mai lasciato trasparire da quella finestrella il benché minimo affanno. Mai. Sempre un sorriso, sempre una parola dolce, sempre una parola che penetrava il nostro cuore per poter consentire al nostro cuore di risorgere a vita nuova. Questo ha fatto lei. E più cresceva nel suo cuore la consapevolezza dell'immensa responsabilità che Dio le aveva affidato, più si immergeva nella contemplazione viva del suo Gesù, fino al punto da diventare una sola cosa con Lui. Ecco perché tanti hanno avuto la possibilità, davanti a quella finestrella, di sentire la voce di Gesù, di vedere il volto di Gesù. Anche in questo, tutti quanti noi ora siamo chiamati a seguirne l'esempio, ad incarnarne le virtù, abbandonandoci totalmente all'azione dello Spirito Santo. Solo così potremo vivere nel nostro cuore quella leggerezza che tanti desiderano, quella leggerezza dello Spirito, quella leggerezza che ti consente di fare tutto con una gioia viva e che ti rende tutto semplice, anche ciò che è impossibile. Ecco quella preghiera incessante, quell'abbandono totale all'azione dello Spirito, che come disse Gesù ci consente di accogliere nella vita di tutti i giorni il mistero divino che sconvolge tutti i pensieri, che brucia tutte le illusioni e fa ardere di speranza. Ecco quella gioia che contagia i cuori, che fa risorgere a vita nuova tanti cuori, che restano entusiasmati da questa gioia intima che ha invaso il nostro cuore, questo cuore che ha sperimentato la presenza viva di Dio in questo luogo, in questa terra, perché qui Dio è presenza viva. Ecco la parte migliore. Noi ci siamo scelti la parte migliore, ma dobbiamo saperla vivere questa parte migliore. Dobbiamo abbandonarci a questa azione dello Spirito, vivere la vera fratellanza, vivere quell'amore sincero, disinteressato, l'uno nei confronti dell'altro, nella consapevolezza di aver trovato il tesoro in questo campo, per cui vale la pena vendere tutto per acquistare questo campo. Allora ecco che si va oltre i propri personalismi, oltre i propri egoismi e si vive lo Spirito di Dio. E si diventa tanti piccoli Gesù e tante piccole Maria. E si vive il perfetto equilibrio tra il cielo e la terra, quello che tanti nel mondo non riescono a vivere, anche tanti che desiderano vivere Dio e che vanno in un'altra casa, e che si affannano e cercano di fare tanto per il Signore, ma non sono compresi da Dio. Perché non sono compresi? Perché come Marta si affannano, ma una sola è la cosa necessaria: ascoltare la voce di Dio che qui in questa terra ha parlato, parla al cuore dei suoi figli, per far risorgere questi cuori, per rivelare la verità tutta intera che qui in questa terra d'amore, dove il Dio bambino è sceso, vuole manifestarsi al mondo intero per portare il popolo di Dio a vincere sul mondo, a vivere la terra promessa, ad entrare nella nuova Gerusalemme che qui in questa terra già è. Non dobbiamo aspettare un altro tempo. Oggi, ora Dio ci chiama. Chiama noi che già abbiamo messo i piedi in questa terra, affinché possiamo sempre di più, nella nostra quotidianità, impegnarci per vivere Dio con sincerità di cuore, con totale abbandono. Ecco che cosa significa mettere Dio al primo posto nella propria vita. Questo comporta sacrifici, rinunce. Lo so, non è semplice. Ma il nostro non è un cammino semplice.
Il nostro è il cammino dell'impossibile. E quando si ha Dio nel cuore, l'impossibile diventa il nostro cammino. Non abbiate paura di essere veri cristiani, non abbiate paura di fare la scelta della parte migliore, abbiate il coraggio di scegliere Dio e nulla vi mancherà. Questo ce lo diciamo noi che già siamo fedeli di questa Chiesa e questo lo dico a tanti che ancora devono venire in questa terra, che non hanno avuto la possibilità e la grazia di poter conoscere la donna di Dio, di poter incontrare il volto del Dio bambino sceso in questa terra d'amore. A loro dico: non fate calcoli umani. Dio non l'ha fatti quando si è chinato sulle nostre miserie per risollevarci dal fango nel quale il mondo ci aveva trascinato e non ha avuto ribrezzo nei nostri cuori. Probabilmente erano più ripugnanti del corpo di Lazzaro, che era morto già da qualche giorno e che era già in uno stato avanzato di decomposizione. Eppure Dio non ha avuto ribrezzo. Si è chinato, li ha risollevati questi cuori, li ha ripuliti e ci ha donato la vita. La vita! Ecco i nuovi Lazzaro, le nuove Marta, le nuove Maria. Uomini e donne riconoscenti al Padre per ciò che hanno ricevuto e che vogliono impegnarsi per fare del proprio cuore una nuova casa di Betania, dove Gesù viene, trova riposo e dona riposo. Quel riposo che nel mondo tanti non hanno ancora trovato. Tanti sono alla ricerca di un po' di riposo del cuore e pur servendo Dio si sentono spesso schiacciati da una quotidianità e da una casa che anziché far vivere Dio con quella leggerezza con cui Dio deve essere vissuto, lo fanno vivere come un qualcosa di pesante, qualcosa di schiaccia, che schiaccia i cuori, qualcosa di soffocante. Dio è libertà, perché Dio è vero e la verità ci fa diventare liberi. Non schiaccia i cuori, non li fa sentire sempre in difetto. Non fa sentire i cuori sempre in una condizione di chi è sempre in difficoltà, in affanno, di chi ha sempre qualcosa di cui farsi scusare. Certo, noi con umiltà sappiamo di essere dei miserabili peccatori, ma Dio è venuto per noi, è venuto per donarci la sua vita, al di là della nostra condizione, anche di peccatori. È questo che deve essere compreso da tutti. Ecco la parte migliore che la donna di Dio si è scelta e che noi dobbiamo scegliere, andando incontro a quel Dio bambino sceso sulle nubi del cielo per risollevare i nostri cuori e riportarci in cielo con Lui. Ecco il cammino che siamo chiamati a fare nel momento in cui arriviamo in questa terra d'amore. Cielo, terra. Terra, cielo, qui nella Nuova Gerusalemme, dove il cielo e la terra sono una cosa sola, abbandoniamoci a questo Dio. Non facciamolo aspettare, non anteponiamo sempre i nostri impegni alla chiamata di Dio. Dio ci chiama oggi, non sappiamo se domani potremo avere la stessa possibilità che abbiamo oggi. Lo so che tanti sono schiacciati da tante prove. E tanti anche che non sono ancora arrivati in questa terra sono frenati proprio da quelle prove, da quei pesi e soprattutto da quella casa che vorrebbe far credere che questa casa è una casa che schiaccia. Questa è una casa che libera i cuori. Fidatevi di chi lo ha sperimentato, lo dico con umiltà. Anche per noi ministri non è semplice questo cammino, ma grande è la gioia che il Signore mette nei nostri cuori. Grande. E questa gioia non è solo per noi, è per tutti. Venitevi a prendere questa fetta di amore, di gioia che Dio ha riservato per ciascuno di voi in questa terra. Non abbiate paura. E seppure siete schiacciati dalle prove, fate come ha fatto Marta, che nel momento della prova più dolorosa, quando ha perso il fratello Lazzaro, che era morto già da qualche giorno, e lei era lì, desiderosa di poter rivedere Gesù, che invece tardava ad arrivare, nel momento in cui vide arrivare il Maestro, gli corse incontro, non esitò ad andare incontro al suo Gesù.
ad andare incontro a Cristo per improvare e ottenere il miracolo più grande che viene descritto nei Vangeli, la resurrezione di Lazzaro. A Dio nulla è impossibile. Ecco perché a voi diciamo con forza, con amore, venite qui nella nuova Gerusalemme, dove sarete sempre benvenuti, perché qui il Padre vuole donare a voi tutto ciò che mai e poi mai il mondo vi potrà togliere. La parte migliore, questa Chiesa, la Chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme. E in questo tempo di attesa e di preparazione per la celebrazione della festa dell'Assunzione al Cielo di Maria Santissima, in questo tempo di ascesa mariana, consacriamo nuovamente i nostri cuori al cuore immacolato di Maria per poter ascendere insieme a lei al cielo e poter poi ritornare su questa terra, vivendo quel perfetto equilibrio tra il cielo e la terra che darà la possibilità a tanti cuori di poter ritrovare la vita vera, di poter risorgere a vita nuova in Cristo, via, verità e vita. E così sia.